Mi chiamo Max Ionata e sono un sassofonista, evidentemente un sassofonista. Sono abruzzese, orgogliosamente abruzzese, nato ad Atessa, in provincia di Chieti, nel lontano 72. Ho iniziato diciamo, i miei studi musicali qui nel mio paese, dove insomma, ho suonato in una banda bellissima che allora raccoglieva tanti, tanti talenti con i quali praticamente mi sono innamorato della musica e ho continuato questo mio percorso finché inaspettatamente questa cosa meravigliosa è diventata il mio lavoro. Vivo a Roma da quasi 15 anni e svolgo attività concertistica, insomma, in tutto il mondo dove capita. Ai miei tempi, quando io ho iniziato, non c'erano tanti canali a disposizione per, come dire, stimolarsi nello studio della musica, perché il paese offriva giustamente limitate risorse, e noi dovevamo andare a cercarci gli stimoli il più possibile, scavando qua e là, cercando dischi o materiale didattico da qualche parte. E io ho ancora un grandissimo amico che si chiama Fabio Pellegrini, il quale mi spinse a continuare a studiare la musica e uno dei modi che lui usava per stimolarmi era quello di regalarmi dei dischi o di prestarmene alcuni dei suoi che lui comprava allora a Bologna perché studiava all'università di Bologna e mi riempiva di dischi meravigliosi dai quali io poi ho tratto grandissima ispirazione tra Dexter Gordon, Sonny Rollins, Joe Coltrane e ho conosciuto tantissimi artisti che altrimenti non avrei conosciuto e oggi sicuramente è più facile perché ci sono canali a disposizione, primo su tutti internet che ci offre insomma una montagna di stimoli quotidiani. E ne beneficiamo anche noi, insomma, che non siamo più giovanissimi e sicuramente questa cosa aiuta a trovare l'ispirazione giusta per continuare a fare quello che facciamo. Mi ricordo da ragazzo quando andavo ad ascoltare i concerti nel jazz festival del mio paese, che si chiamava Tessa in Jazz, dove, insomma, sono passati tantissimi dei più grandi jazzisti, insomma, nazionali ed anche internazionali. E lì ho in qualche modo iniziato a vedere quello che poteva essere la vera professione del musicista, conoscendo grandi artisti e spesso magari scambiando due parole con loro, insomma, riuscivo a capire quello che più o meno poteva essere anche il panorama musicale al di fuori del mio. E così piano piano ho iniziato a crederci e ho provato ad iniziare a studiare seriamente la musica. E poi, dopo diversi anni di studi personali, ho provato a fare alcuni concorsi e sono andati bene, quindi ho cominciato a credere un po' di più a questa cosa e ho deciso appunto di cambiare vita e di iniziare a fare questa professione seriamente. La musica oggi è cambiata completamente perché i giovani hanno la possibilità di avvicinarsi ai conservatori, alle scuole musicali con uno spirito diverso, cioè iniziando a pensare già alla musica moderna anche senza passare per forza per lo studio classico a volte. Questo può essere un bene o no, non sta a me giudicare, però sicuramente coloro che come me avevano uno spirito un po' più libero
cioè coloro che hanno uno spirito un po' più libero oggi riescono sicuramente ad avere una voce in capitolo anche a livello accademico, diciamo così. Ai miei tempi non era così, perché ovviamente esisteva soltanto un ramo, che era quello classico contemporaneo, e se non ti attenevi a queste regole, a queste cose, eri tagliato fuori. Così come venni tagliato fuori io dai conservatori, e quindi non feci studi, non studiai accademicamente a scuola in qualche modo, quindi dovetti inventare un modo personale per studiare, che era quello dei dischi, ed è rimasto quello ed è sempre quello. Molti mi chiedono: ma che studi hai fatto? Io dico: quelli dei dischi, ed è così. Oggi ho la fortuna di riuscire a, come dire, a vivere con questo pezzo di ottone, e ho altrettanto la fortuna di poterlo fare un po' in tutto il mondo. E suono spesso in Asia, Giappone, Cina, Corea, in Russia spesso, Stati Uniti è capitato molte volte, Nord Europa moltissimo, Francia, insomma sono riuscito a realizzare un po' quello che era il mio sogno, e ringrazio il cielo per avermi dato questa bellissima possibilità, e cerco di continuare a farlo più onestamente possibile, cercando di essere sincero prima di tutto con me stesso e poi con lui, che è quello che mi dà il pane, insomma. La BCC Sangroteatina è una realtà che esiste nella mia memoria praticamente da sempre, perché da quando ero bambino io abitavo vicino alla cattedrale di San Leucio, e lì, proprio lì vicino, c'era la sede della Cassa Rurale d'Artigiana, che poi ha cambiato nome negli anni ed è diventata BCC Sangroteatina. E dico questo perché nella mia memoria culturale, diciamo così, c'è sempre questo marchio che accompagna gli eventi della mia città. Cioè, da quando ero bambino, qualsiasi iniziativa era sempre appoggiata da questa realtà, e questa cosa per me è una cosa straordinaria, perché cioè fare business va bene, ma farlo appoggiando qualcosa di culturale è la cosa più bella che una realtà possa fare, perché la cultura può dare il pane, e tanto pure, a me lo dà, per cui questa è la dimostrazione mia personale, ma può arricchire le anime di chiunque, e sicuramente è una cosa importante che va supportata sempre, e la BCC questo lo fa, quindi grazie alla BCC. Progetti futuri non ce ne sono di miei personali, tranne l'idea di fare un disco con dei musicisti danesi. Ho un quartetto che si chiama Maxionata Danish Quartet, con il quale avrò due concerti a Copenaghen nel bellissimo Jazzhus Montmartre, che è il jazz club per eccellenza europeo, dove praticamente è un tributo al grande Dexter Gordon, che negli anni 60 viveva lì, e gli hanno praticamente dedicato questo posto, nel quale ho l'onore di poter in qualche modo esibirmi insieme al mio quartetto danese. Sta partendo un tour francese che inizierà a fine gennaio e si protrarrà fino a metà febbraio. Ho appena ricevuto un'altra comunicazione di un altro bellissimo tour in Giappone dalla fine di aprile fino a metà maggio, e altre cose che adesso non ricordo, perché insomma, però qua e là ci sono altri impegni sia in Italia che all'estero. E sicuramente uno tra i tanti è quello di fare un disco con un bellissimo trio che si chiama Trione, con me, Lorenzo Tucci, che peraltro è un mio compaesano, e il grande Dario De Idda al basso, e insomma tante cose, e spero di incontrarvi tutti in una di queste prima o poi. Grazie a tutti, ciao.